Beh, intanto sono contento che siamo partiti così, era quello che speravamo, abbiamo lavorato tanto anche per questo, sicuramente abbiamo raccolto il frutto del nostro lavoro in questo mese, no? Della difficoltà, siamo stati molto, molto bravi, io credo che il primo tempo siamo stati molto bravi a giocare come avevamo preparato la partita. Sono stati i due tempi, io direi che il primo tempo l'avevamo preparato così e ci è riuscito bene, e il secondo tempo anche noi avevamo pensato che la partita poteva andare su quel binario e in effetti abbiamo avuto ragione. Devo dire che siamo stati bravi, bravi quanti a prepararla e a metterla, e i ragazzi sono stati bravissimi a fare tutto quello che gli ho chiesto di fare, quindi i complimenti vanno a loro, perché oggi poteva finire anche. Cioè, a un certo punto mi sono arrabbiato perché queste partite, quando ne sbagli troppi di gol, sono quelle partite strane. Però oggi potevamo fare anche 6-7 gol facili, però sono stati bravi. Complimenti ai ragazzi. Poi per la scelta Masciangelo, beh, io faccio allenatore, a volte devo fare delle scelte, e in questo momento io ho fatto una scelta di condizione. Credo che Gennaro, che noi sappiamo che è un giocatore importante per questa squadra, in questo momento credo che abbia bisogno di qualche giornata ancora per rientrare in forma come ha attuato lui. Quindi non ho voluto rischiare lui per metterlo anche a volte, no, in situazioni dove io so, ho fatto quel ruolo, che quando non stai benissimo fisicamente con attaccanti veloci puoi avere un po' di difficoltà, quindi ho preferito aspettare di trovarlo in condizioni ottime per poi metterlo in campo. Però è stato bravo Crecco. Crecco è un'idea che ho dall'inizio, quando l'ho visto giocare. Ovviamente non potevo provarlo prima, però è capitata l'occasione. Appena è capitato l'ho provato, perché io credo che lui abbia quelle qualità per poter fare quello. Grazie. Giovanni. Perfetto. Mister, buonasera e complimenti per la ripartenza, bellissima vittoria. E può essere una partita spartiacque, perché comunque alla vigilia c'era un po' di tensione, no? Possiamo anche ammetterlo. Sono 3 punti che permettono ai ragazzi di ripartire con la giusta serenità, sai, la classifica anche un po' più buona, no? Anche se è presto per parlare di posizione, o sbaglio? Assolutamente sì, sono 3 punti che ti fanno respirare tantissimo, ma non significa che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ne abbiamo un'altra venerdì, una grandissima opportunità, un'altra grande opportunità che dobbiamo preparare benissimo. E per noi sarà così ogni partita, e può succedere di tutto. Io ho detto, questo è un campionato, sono 10 finali, ma che possono aprirti un mondo. E se non stai attento, rischi di vanificare poi quello che fai di buono. Bisogna essere concentrati, prepararla bene come abbiamo fatto adesso, e speriamo di perderne sempre pochi a livello di infortunati, perché il rischio poi è altissimo. Oggi, dopo la partita, ovviamente c'è già il di andare a tirare la somma dei feriti. Noi la speranza è quella di perdere pochi giocatori in questo tragitto. Speriamo di avere venerdì, di recuperare Palmiero, di recuperare Bocic, li vogliamo recuperare tutti quelli che non stanno bene. Profeta. Sì, Massimo, se posso, un'altra domanda Sì, vai. sulla condizione fisica, perché mi sembra che il Pescara stia bene, sicuramente meglio della Juve Stabia. Caserta in settimana aveva detto: ho visto i miei, dopo mezz'ora in amichevole erano morti. Pensavamo tutti che stesse bluffando. In realtà la Juve Stabia nel secondo tempo, insomma, ha sofferto molto, no? Beh, ha sofferto anche, secondo me, il modo in cui i miei ragazzi hanno interpretato la partita, perché abbiamo avuto una gestione palla come piace a noi, come lavoriamo, per cui lavoriamo. Sono stati bravissimi a smarcarsi sempre nei tempi, negli spazi giusti, quelli che andavano presi. Credo che anche lì è difficile confrontarsi con una squadra che magari stava meglio fisicamente, ma che sa anche palleggiare. Quindi per loro è stato complicato giocare il secondo tempo Taglio in centro. quelle condizioni, sì. Quindi, ma credo che il Pescara abbia meritato, ma la Juve Stabia credo che farà il
suo campionato, perché è una squadra anche difficile da affrontare, perché loro davanti cercano sempre delle verticalizzazioni, sono veloci, sono creati. Ecco, volevo fare una domanda al mister. Buonasera mister, non so se mi ascolti Nicola, mi ascolti bene? Sì, ecco, ti volevo chiedere, sicuramente è stato decisivo il cambio di ritmo nel secondo tempo, no? Cioè, c'è stata anche maggiore intraprendenza, più coraggio. Ma io credo che il primo tempo, se finiva 2-0 per noi, non potevano dire niente. Abbiamo avuto tre palle nette, eravamo meno fluidi nelle giocate, perché non avevamo ancora, ecco, messo in pratica benissimo quello che avevamo preparato. Alcune rotazioni non ci sono venute fluide, facili, e quindi quando poi abbiamo imparato questo a farlo nei tempi giusti, credo che la squadra poi abbia anche ottenuto beneficio, perché veniva meglio la manovra, ci riusciva a trovare sempre l'uomo tra le linee che avevamo preparato, abbiamo anche un po' aggiustato il primo tempo. Però ecco, il primo tempo secondo me non è stata una brutta partita, è stata meno bella. Certo. Comunque ci sono stati a livello tattico, secondo me, quasi perfetti. Ecco, no, lo sai perché, Nicola, assolutamente la vittoria è legittima, è chiara, netta, hai ragione tu, si potevano anche realizzare 6-7 gol, però per esempio nel primo tempo ho visto che la Juve Stabia impostava, diciamo, a tre, alzava molto Vitiello sulla destra e lì si creava un buco che poteva essere sfruttato. Sei d'accordo? Su Vitiello, sì, noi avevamo preparato comunque la partita un possesso in un modo, quando avevamo la palla in un altro. Il nostro obiettivo era quello di andare a giocare proprio alle spalle del mediano, in quel caso era di Gennaro Pallone, volevamo prendere quello spazio lì. Inizialmente non ci riuscivamo perché andavamo prima sul terzino per poi andare, ma noi volevamo alzare il nostro terzino, prendere l'ampiezza per poi far vedere dentro la punta dall'altra parte, diciamo, avevamo preparato così, però su quelle cose che poi io dico, era 4 mesi quando abbiamo sbagliato due gol davanti alla porta, ho detto si vede che 4 mesi che non vediamo i campi. Però non hai risposto, scusa, faccio l'ultima, chiedo scusa colleghi, non hai risposto a Giovanni Tontodonati che ti chiedeva se questa è una vittoria spartiacque. Spartiacque secondo me è anche venerdì, perché se venerdì noi facciamo il risultato, ci va bene venerdì, allora lì possiamo pensare a vincere anche la terza. Noi che poi ogni partita dobbiamo vincere, a me non sto pensando, dobbiamo raggiungere non so quanti sono, credo 45 per salvarci, poi pensiamo ad altro. Adesso abbiamo un obiettivo, però io dicevo a livello mentale, mister, a livello mentale, perché comunque venivamo da un Pescara, veniva da un periodo negativo, no? Prima dello stop, 5 sconfitte in 6 partite, insomma, la testa poi ne risente, si sa. Mi sono sciolto, non so se avete visto anche voi, però avete notato questa cosa, appena abbiamo fatto gol, la squadra mi è sembrata molto più libera mentalmente, perché questo peso comunque ti porta, non hai fatto il gol, non sei andato in vantaggio, hai sbagliato 3 occasioni, poi appena abbiamo fatto gol ho visto la squadra, finalmente la mia squadra, la squadra che oltre a difendere, no, come hanno difeso, ma anche quella, sì, è vero. Posso Massimo? Vai Valerio. C'è Paolo, vai, scusami. Paolo Laudio. Vado io, Massi, nel frattempo, magari. Vai Valerio. Mister, ti chiedo, visto che anche alla vigilia hai parlato spesso del fatto che non hai un modulo di riferimento, però questo è sicuramente un Pescara che ha dimostrato di avere una marcia diversa, no? Con questo assetto. Ti chiedo se è una soluzione che è definitiva o se stai pensando anche altro in chiave di, ad esempio, con il rientro di Palmiero. Allora, io credo che nella fase... Quando non abbiamo palla, io ho valutato tutti i due mesi che avevo fatto prima,
cercato di capire quali erano, no, i pro e i contro, i difetti maggiori e le peculiarità di questa squadra. E ho capito benissimo che quando non avevamo la palla avevamo un po' di difficoltà, quando perdavamo e quando non avevamo la palla. Io ho deciso di fare questo, ho deciso di cambiare, ma allo stesso tempo di variarlo questo sistema, e cioè ti difendi in un modo e costruisci in un altro. Ecco, quella è stata la mia strategica per mettere in difficoltà la Juve Stabia e soprattutto per avere più certezze noi quando la palla. E credo che, a meno quello ha detto il campo oggi, che al di là del gol che sono arrabbiato nero perché abbiamo mollato la presa e mi ha dato molto fastidio per il gol, però infatti con possesso noi siamo stati quasi da migliorare al tempo, abbiamo occupato. Grazie. Non so se adesso c'è il collegamento, se posso intervenire, mi ascoltate? Pronto? Vai Paolo, vai. Perfetto, allora due considerazioni, domande a Nicola Levottaglia. Buonasera mister, la prima, insomma, questa è stata la vittoria anche delle scelte azzeccate, perché si pensava che potessi anche mettere in campo una prima punta tipo Maniero o anche Bogino, invece hai dato spazio a Galano e Pucciarelli che sono giocatori più veloci, più brevi linee e meno fisici. E poi la seconda, oggi abbiamo visto un Gabriele Zappa devastante, un giocatore che ha segnato, ha fatto cross, ha fatto assist, cioè ti aspettavi uno Zappa così, giocatore che era stato tra i migliori prima della sosta? Devo dire che su Zappa è andato a porta aperta, io è un giocatore che può fare ancora di più, secondo me, ancora di livello, se continua con questa umiltà, perché è un giocatore, un ragazzo umile, ha detto consigli, fa quello che gli chiedi, va sempre oltre quello che sono le sue forze. Sempre. Quindi oggi ha dimostrato che questa categoria va bene, la fa molto bene, ma che un domani io gli aspetto anche categoria superiore, però questo non deve essere per lui, deve essere per lui uno stimolo a fare sempre meglio. E per me lui sotto e sopra è lì, perché credo che facendo un po' meno campo poteva essere più devastante con la velocità che ha, anche se è stato meno pericoloso di quello che gli ho chiesto. Ha fatto solo un gol, ma oggi gli avevo chiesto di fare solo uno. Sono contento per lui, ma sono contento per la squadra. Quello mette in condizione di fare quello che sta facendo. Pucciarelli e Galano davanti, scusa Nicola. Bene, mi piace davanti due giocatori così, ma allo stesso tempo potevo anche utilizzare una punta più fisica. Per me sarebbe cambiato anche di poco, no? Perché Maniero o Bogino o Borrelli davanti mi avrebbero fatto lo stesso lavoro. Pucciarelli è un ragazzo che ha lavorato tanto, ho giocato un pochettino anche sulle sue motivazioni, in maniera molto sincera, credevo che le sue motivazioni potessero aiutarci oggi e soprattutto sbloccare lui. È un giocatore, un ragazzo che aveva bisogno di essere sbloccato, lui ci può dare tanto, lui come Galano, come Bogino. Bogino è entrato, non so se avete visto, una palla ha preso e ha fatto un assist, si vede già proprio la qualità di un giocatore di un livello altissimo, quindi dobbiamo sfruttare tutti, questo è il mio obiettivo. A chiudere, se avete altre domande, perché ce le abbiamo ancora. Solo una considerazione, quando Galeano, giocatore uruguaiano, se lo conosci, diceva che giocare senza tifosi come ballare senza musica. Non so se sei d'accordo, oggi non hai potuto festeggiare questa vittoria. Con... Vabbè, comunque già c'è un è strano, è tutto, c'è un mondo speriamo, ripeto, continuo a dare questa cosa qua, speriamo che piano piano si possa riaprire, anche poco alla volta, però dobbiamo aprire, perché anche con le regole giuste, quelle che ci permettono di essere tutelati,
però non è calcio, non è calcio senza tifosi, l'ho sempre detto, quindi non vediamo l'ora di averle con noi, ma anche voi, tutti quanti, quelli che Il calcio è nostro, il vostro, di tutti.